Non mi piacciono le mie gambe. Questa è una delle frasi più ricorrenti che sento dalle giovani adolescenti mie clienti e in realtà da un sacco di ragazze. Paolina ha 18 anni e da 4 ha iniziato una lotta contro il proprio corpo, come mi dice lei. Quando mi guardo allo specchio mi dico che faccio schifo, mi racconta. E mi racconta di come evita di mangiare senza che i genitori lo vengano a scoprire. Sono troppo presi dai loro lavori, mi dice. Perché eviti di mangiare? Le chiedo. Perché non mi piace il mio corpo, mi risponde. Cosa vorresti cambiare nel tuo corpo? Le chiedo. Le gambe, mi dice. Ma allora, riprendo, non ti fai schifo, non ti fa schifo il tuo corpo. Al massimo, forse, ti fanno schifo le tue gambe. Paolina resta in silenzio e mi guarda attonita. Indago un pochino meglio come funziona il problema e scopro che oltre a non mangiare quasi per niente, non fa altro, non fa esercizi, non avrebbe tempo visto lo studio richiesto dall'università, non vomita, non fa purghe. Posso aiutarti, le dico, e posso forse fare in modo di non coinvolgere i tuoi genitori che pensano che tu sia qui per un problema di ansia, ma solo se mi segui. Non puoi obbligarmi a mangiare, mi dice. Non voglio farlo, e poi ci penserebbero i servizi sociali se tu arrivassi a lasciarti morire di fame. Paolina sa di cosa parlo, mi aveva raccontato che tempo prima era svenuta in università e che in infermeria le avevano detto che erano preoccupati per la sua estrema magrezza e che forse avrebbero dovuto avvisare qualcuno. No, i miei non devono sapere niente, mi dice. Inizio allora a chiederle che cosa le piaccia fare oltre a studiare, per iniziare a indagare, stimolare i suoi piaceri. Uscire con le amiche, mi dice, ma ormai è cosa rara perché significa che prima o poi finiremmo a dover andare a mangiare da qualche parte. E se ti sentissi libera di farlo, dove ti piacerebbe andare a mangiare? Le chiedo. Lei sorride. Al Mac. Passiamo in rassegna tutti i cibi che le piacciono di più, le cose che ogni tanto si concede con gran senso di colpa, ovviamente, e le do un primo compito. Deve farmi una lista dei suoi cibi ideali, di quelli che le piacerebbe avere nel suo menù. La volta dopo torna scura in volto. Quando le chiedo cosa è successo, mi dice che è uscita con delle amiche e ha mangiato. Ma così non va bene, aggiunge. Se andasse bene, da cosa te ne accorgeresti? Le chiedo. Dal fatto che mi guarderei allo specchio e direi: Paolina, non fai così schifo, hai preso solo 1 chilo. Ma non finisce qui. Indagando le 2 settimane precedenti, scopro che ha iniziato a introdurre qualche cibo piacevole nella sua dieta. Così indago i suoi menu e mi complimento con lei, anche se le dico che la strada da fare è sicuramente molto lunga ancora. Sai, devi piacerti, le dico, ma per piacerti devi guardarti, capire qual è il tuo corpo, come funziona, com'è, come ti piacerebbe vederlo. Solo così puoi capire come desidereresti essere e agire in tal senso. Paolina mi guarda. Intendi con la chirurgia estetica? Io le sorrido. Hai 18 anni, il corpo è dalla tua parte. Puoi scoprire che ti basta fare un po' di attività per modellarlo come più preferisci. Discutiamo di possibili attività fisiche, andando anche a sottolineare il fatto che le potranno essere di aiuto anche per lo studio. Il cervello, in questo caso, funziona come un muscolo, le dico. Se non lo fai riposare, diventerà sempre meno efficiente. Passiamo alle sedute successive a contemplare un graduale ripristino di un menù adeguato basato sui suoi cibi preferiti. Non parliamo mai del peso, ma Paolina mi racconta della sua leggerezza che hanno assunto le giornate, una leggerezza interiore. E poi inizia a indossare abiti diversi, non più quelle felpe larghe che la coprivano, inizia a uscire ancora di più con le amiche, con il rischio di andare al Mac e alla fine finalmente organizza proprio un pranzo lì per festeggiare il superamento di un esame. L'ansia, che in effetti era presente, scompare senza averci mai lavorato direttamente. Dopo alcuni incontri e un peso visibilmente e piacevolmente diverso, Paolina mi fa una nuova richiesta. Adesso mi dice: vorrei parlarti di una nuova cosa, affrontare un nuovo problema. Quale? Le chiedo. Ragazzi, non ha bisogno di dire altro. Apriamo insieme un nuovo capitolo del nostro lavoro.